Matteo arriva da Roma, conferma l'impegno come volontario per tante iniziative. Sì, quest'anno siamo giunti alla 51esima edizione, la nostra è una prologo molto giovane, composta da tantissimi ragazzi che appunto si riuniscono qui in questi mesi estivi e preparano appunto, organizzano l'estate montoriese e in maniera particolare appunto l'evento diciamo forse centrale dell'intera estate che appunto è la Sagra delle Dolle. E siamo una prologo molto giovane, composta appunto da tantissimi ragazzi, ma ovviamente abbiamo anche l'aiuto di tantissime persone, ci aiutano con la loro esperienza. Allora, come procede questa serata? Molto bene, l'aria è fresca. Come sempre a Montorio. Sì. Ho trovato anche la Dolla. Sì, sì, e io sono sposata da 30 anni a Montorio. Bollita o arrostita? Bollita. La preferisce così? Sì. E incontriamo Silvio, reparto tolle arrostite. Sì. Qual è la procedura? Allora, per una buona tolla arrostita l'importante è avere un fuoco lento che nello stesso tempo possa cuocere la pannocchia, o anche detta in dialetto molisano, anzi montoriese, tolla, in tutte le sue parti. Anche se la tolla arrostita può essere bruciacchiata, è lo stesso una qualità per la tolla, che deve essere croccante ma non diventare dura e seccarsi. Cotta e mangiata. Precisamente, tipo Benedetta Parodi. E incontriamo Cesira Colecchia, presidente della Prologo di Montorio nei Frentani. Un impegno che si rinnova, un impegno che coinvolge tanti giovani. Sì, come ogni anno, anzi quest'anno siamo felicissimi perché si sono aggiunti i ragazzi ancora più piccoli, le più piccole generazioni, quindi il testimone è stato passato da noi, che ormai siamo trentenni, insomma più giovani non siamo, dai ventenni fino ai sedicenni. Un continuo rinnovo, e questo è un orgoglio per questo piccolo paese che, nonostante abbia una popolazione ridotta, comunque non cede, la tradizione lo dimostra, noi andiamo oltre il tempo. Questa sera c'è grande entusiasmo. Molto entusiasmo, nonostante il tempo, l'ansia dovuta a questo e la paura appunto di non avere gente, noi continuiamo e appunto entusiasmati anche dall'arrivo delle nuove generazioni, dei ragazzini di 14-15 anni che si fanno avanti e che addirittura molto spesso sono loro stessi a incitare noi a correre come abbiamo sempre corso. Che cosa rappresenta per te Montorio? Montorio è un'idea, è un'idea che mi ha fatto crescere, mi ha visto correre da quando avevo iniziato a camminare, mi ha visto accompagnata mano nella mano con mia nonna, con i miei nonni, mi ha dato dei valori e ha creato la mia identità, sia qui a Montorio che all'esterno. Montorio sono io, è una parte di me importante, così come la mia famiglia e i miei amici. E sono tanti montoriesi che vivono fuori dal paese di origine, in Italia, all'estero. In questo caso incontriamo Antonio Di Biase, che vive in Canada, a Montreal, dove c'è una nutrita comunità di Montorio. Tantissimi, e io faccio parte uno di quelli. Abbiamo lì un'associazione di Montorio che va abbastanza bene. Quante emozioni tornare in paese? Ah, è tantissima emozione, perché prima di tutto perché c'ho mio padre, c'ha 94 anni, allora tutti gli anni io vengo, anzi pure due volte l'anno, dipende. Il cuore batte più forte qui? Ah sì, sicuro, sicurissimo. Molto. C'è sempre qualcosa di bello, oddio. Forse le parole non sono veramente, ma il cuore sta qui. E la signora arriva da? Bielorussia. A Montorio? Sì. Come si vive in paese? Si vive benissimo qua, perché tutti quanti si conoscono, sono bravissime persone e ci sta bene, molto bene. È buona la tolla? Moltissimo, buonissima. E incontriamo la signora Silvia Del Rosso.
che arriva da Toronto, Canada, e mio marito, la famiglia di mio marito è di questo paese e noi veniamo ogni 3 anni. Ci piace molto la... Perché vi piace Montorio? Perché ci piace la cultura, ci ricorda del passato, abbiamo ancora tanti parenti qui e anche i nostri figli che sono nati in America vengono ogni 2 anni. Una forte emozione. Molto forte, sì. Ma suo marito è qui, dov'è? Qui. Eccolo, si accomoda insieme alla moglie. Il marito si chiama? Diodato. Allora si torna qui con grande emozione, un grande amore per il paese. Sì, sì, paese è paese, no? Allora una rimpatriata. Sì, sono tornati praticamente tra seconda e terza generazione del Canada, della quarta anche, perché ci sono anche dei bambini. Sono tornati i miei cugini che, con i quali mantengo sempre ottimi rapporti in Canada. Sono 14. L'evento massimo l'abbiamo raggiunto con il mio matrimonio, che sono tornati in 20. C'è questo forte legame che rimane sempre molto acceso. Grazie ai nostri genitori che hanno saputo mantenere questo legame. Tutto si potrà rivedere anche in Canada sul nostro sito internet www.telemolise.com. Io lo farò presente perché già lo conosco, grazie. E da Montorio Nefrentani si conclude anche questo appuntamento di Viaggio in Molise dedicato alla 51esima edizione della Sagra delle Tolle. Vi ricordiamo che potete rivedere tutte le puntate di questa trasmissione anche sul nostro sito internet www.telemolise.com, sul canale tematico del Digitale Terrestre Molise Mio. Seguiteci anche in Abruzzo sul canale 96, anche nel Lazio, compresa Roma, sul canale 880.